Stop me now. Don't stop me. Iniziamo il nostro film, Osmani. Iniziamo, dai. Settimana di fila. Quanto manca Qatar? Devo chiedere. Ho ancora 2 ore di pullman e 12 di aereo. Sono 14 ore per arrivare. Allora vedremo se hai la stessa voglia per fare questo filmato dopo 10 ore. Zazzo! L'ha trovato tra Dopo subito. Siamo qua sul Rai Pullman Trentino e volevo fare un'intervista a Varetto. A Varetto? Meglio libero dell'Italia. Senti, Clare, così facciamo un dialogo, dai. Che pensi di questa Golden Formula, la taglia di segnali? Dai, lo so che ormai... Per te come libero, dai. No, vorrei fare il centrale. Ah, perché è vacanza? Sì, perché rubano i soldi. Anche va bene. Senti, ma per te che sei il libero, che pensa che puoi difendere di più questa seconda linea o per te è uguale? Secondo me un pochetto sì, ma la cosa importante è, ombre, che te butti giù 50 palloni a partita. Ma io la seconda linea. Con la barba? No, sto facendo una promessa, capito? Fino a che non vinciamo questo mondiale io non farò la barba. Se perdiamo la prima partita la farò, ma spero di non farla fino alla fine. Senti, un'altra domanda. Quando il progettore sempre prende il free ball o prende la difesa, te sei il secondo progettore in campo. Sì, puoi palleggiare te, però. Vedi, se che sta facendo... Fai... Prendilo lui, che lui vuole prendere un po' di... Ecco. Sei contento? Adesso, iniziamo. Senti, siamo qua con Dentinho. Che pensa di questa Golden Formula? Secondo me sarà un campionato così molto diverso, in cui il schiacciatore, il fondo train, vulgo Vanto Arena, deve schiacciare tanti palloni, no? Però se lui riceve la corta, non le do la palla, mai. E non viene poi incazzato a dirmi, cavolo, perché non ricevo la palla? No, non ti do la palla, va bene. Questo giocato sa pure che tu ricevi la corte, lui pure non ti dà la palla, allora non incazzarti. No. Okay, vedi che sei già incazzato. Allora no, Osmani, io vedo che Andrea è pronto per fare. No, Andrea si riposa perché. Dai, dai, una domanda per Andrea. Lui è un po' stanco. Lui è pronto. Allenato troppo questa settimana, allora è un po' stanco, capito? Dobbiamo lasciarlo riposare. Ok. No, facciamo un'intervista e... al corso. Cosa? Telecamera. Per divertire, ma dai! Non era. Non mi diverto. Tu sei un pescatore? No, il corso. Oh, corso, dimmi. Che pensi di questo mondiale? Questa... Ma io sono stanco da questa domanda, veramente. No, dobbiamo domandare ognuno un criterio diverso, capito? Okay. Dimmi, corso. Posso che pensi? Anche per... Dimmi. La domanda qual è? Doha. Sì, che pensa di questa cosa fermata con la seconda linea? Penso che il 60% è poco, io avrei chiesto il 70 o l'80. Avrei spostato tutto il budget su questa manifestazione perché confido. Scusa, no, dobbiamo tagliare un po' perché Golden Formula significa che noi prendiamo in oro, non in soldi, questo premio, sì? L'importante è che prendiamo tutto. Ah, allora, questa è Golden Formula. Lui sta parlando di premio. Sicuramente possiamo vincere. Ah, bravo. Perché confidiamo in Osmani, così di soldi. Bravo. Osmani, confidiamo? Posso leggere? Dai, Matei. Matei vuole... Lui vuole... Osmani. Lo sforzo tantissimo. Lui vuole... Osmani, mi fai una domanda? Oh, ecco. No, non c'è bisogno. L'ultimo... No, conosco la domanda. No, l'ultimo siamo qua... Ma basta un po' la curva. Siamo qua con il capitano delle squadre. E siamo qua con Matei Kasiski, il miglior giocatore del mondo, dell'universo in questo momento. E vogliamo chiedere, oh Matei, per te è una gran soddisfazione andare a questo mondiale? No, guarda, io per me ormai sono il più forte nel mondo, quindi non è interessante, non c'è più cosa da vincere, sono sempre uguale. Sì, ormai sappiamo che Matei Kasiski ha vinto tutto e ormai lui va lì per divertimento, per fare vincere l'altro, però... Vince Matei.
adesso speriamo di vincere. Sergio, è vero? Business class. Bravo. No, ho capito. No, si è portati dietro. Mi sono dimenticato qualcosa sicuramente. Non lo so, boh. Una bottiglia di buon vino. Solo quello. Prosciutto crudo. E mozzarella. Bravo. Beppe, tranquillo, vinciamo. 186. Beppe, 186. 85 fa. Perfetto. Vinciamo. Non è la stessa voglia perché adesso abbiamo 8 ore di volo, però dai, ci siamo. Siamo qua in aeroporto. Ci siamo tutti? Tutti quanti. Matteo, ciao tutti Matteo. Tutti quanti che possiamo, dobbiamo fare la doccia. Renault, felice. Leo, serio? No. Ci aveva detto che avevo avuto 2 bottiglie di vino lì. Rafa. Ciao polacchi di tutto il mondo. Aspetta, vieni qua. Luca. Oh, di tutto il mondo. Dai, dai. Dele è un po' incazzato perché non funziona il telefonino, capito? Adesso deve spendere non riesce promozioni. A litigare. Mi dispiace perché non riesce un po' a litigare con la moglie. La sala è polemica. Adesso le mie telefonate. Io te l'avevo detto che tu litigavi appena partivi. E ti ho visto la... Non hai litigato? Ma cosa? E era in fondo, in un angolo. Era il telefono a mio fratello. Oh. Dai, no, tu discuti con tutti. Era il telefono a mio fratello. Normale discussione. Io non ce l'ho stampato. Che c'è scritto qua? C'è scritto Great Zero. C'è scritto Great Zero. L'hai visto lì? Pulire Las Vegas. Quello peggio ancora lì c'è tutto. Ecco, adesso di che. Riccardo. Max, non hai fiducia? No, assolutamente no. Assolutamente no. Tu verrà tutto registrato? Sì, tutto registrato. Assolutamente no. Hai fiducia? No? Io ho i documenti sbagliati, fai tu. I keep it player while some choose to play it safe. But check the resume, it's risky business in the AA. And I've been witness to this history ever since the 10th grade. We went from rock and brace to 10th phase. I twist my A-head to the side just for style. Or throw on the Gucci bucket with the fly, super fly. Wow, the Southern Pride been known to shut it down. It ain't so country though, nigga, this ain't no Goma Pile. I'm Sergeant Slaughter, I keep my shit cooked to altar in order to satisfy my people in Georgia and cross the border. And across the border, the essays are getting smarter. They got flour for tortillas and lettuce for enchiladas. If you follow, wink, wink.
Brooklyn. Now I'm down in Tribeca, right next to De Niro. But I'll be hood forever. I'm the new Sinatra. And since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. I used to cop in Harlem. All of my Dominicanos right there up on Broadway. Pull me back to that McDonald's. Took it to my stash spot, 560 State Street. Catch me in the kitchen like a Simmons whipping pastry. Cruising down A Street, off-white Lexus. Driving so slow, but BK is from Texas. Me, I'm out that Bed-Stuy, home of that boy Biggie. Now I live on Billboard, and I brought my boys with me. Say what up to Tata, still sipping my top. Sitting courtside, Knicks and Nets give me high five. Nigga, I be spiked out, I could trip a referee. Tell by my attitude that I most definitely from. With OG at a Yankee game. Shit, I made the Yankee hat more famous than the Yankee king. You should know I bleed blue, but I ain't a crypto. But I got a gang of niggas walking with my click though. Welcome to the melting pot, corners where we selling rock. Africa been by the shit, home of the hip hop. Yellow cap, gypsy cap, dollar cap, holla back. For foreigners it ain't fair, they act like they forgot. Sei stato migliore oggi. Abbiamo vinto perché mi ha detto di spesso anche, no, anche Barretto è stato veramente bravo. Con questa nuova maglia, con questa maglia. Guardate, guardate. Guardate. Si inizia a giocare dal primo set. Quarto set, quando eravamo 20 pari, che avevo tutti i volati, mi sono cagato adesso. Perché Barretto, guarda, l'ho preso di una maniera che io dicevo, giocare per terra, siamo fuori. Perfetto, perfetto. Più. Ciao, vai. Ciao, Barretto. Io andavo lì, cazzo, dello stessario. Ragazzi, qualche opinione dopo la partita? Dai, Osmani, tu dici sempre. Basta di questo filmato. Dai, cazzo, sono turista. Non abbiamo vinto un cazzo. Oh. Turisti per casa. Turisti per casa, dai. Ottima gol della formula. Occhi del corso, Terrone. Oggi ha attaccato tanto. Il capitano, tutto bene corso? Certo, in bulgaro un po'. Che cosa casa? Non potrei ieri, ma è comodo. Adesso tutto chiaro. Ginguia, ginguia. Molto male. In francese? Très bien, c'est super, on a vu un joli match de volleyball. Mamma mia, ragazzi. Parole pesanti queste. Osmani, sento subito. Dio, come vuoi, in inglese, russo, italiano, spagnolo, chuchut paruski, gavari. Ochin ploha igrai, sibonia, saftra harasho. Oh, perfetto. È il nostro scoutman. Non dici qualcosa? No, harasho igrai. È una formula che fa cagare. Lo dico all'abusato, fa cagare. Okay. Speriamo che lasciamo questa golden formula a Doha.